Per me la lingua napoletana è stata come bere il latte dalla mammella di mia madre, quindi è stata la lingua che mi ha nutrito. Buongiorno Paolo, stella centrata a me, lì c'è un po' di lancinotto, stella urgente sistemata, o lì preso facendo un pasticciotto, e lì c'è usando il capo c'è niente, e così. Cavaletto 48. Con malocco poi Ginevra si stette, a su lancillotto fu musa manta, s'azzecca essa a me, con massaguente, e mocca, ma va sai spasmante. Fui io libero che facendo ruffiare, e ad anno di st'amore mi attannamma. Da me desse pareva un vulcano, Paolo che amiera. E io a un burino ci venite da parere un babbano, cadete in terra senza una costruita. Francesco Sepe, autore della traduzione nella lingua napoletana della Divina Commedia. Come è nata l'idea e perché? L'idea è lontana. Io, per un fatto di input di lingue, ho sempre studiato, guardato con piacere la lingua napoletana. Io da bambino sapevo scrivere solo il napoletano. Poi andai in Brasile e per un anno scrivevi in napoletano ed in portoghese. L'italiano non lo sapevo scrivere più. Che quando tornai dovetti rifare la quinta elementare, in quanto lì era stato promosso alla sesta in Brasile, ma a Poggio Marini in Italia dovetti rifarla perché non fu approvata dal provveditorato degli studi. E sapevo scrivere solo, come dici, napoletano e portoghese, e trovavo difficoltà a scrivere in italiano. Quindi addirittura io dovevo imparare a fare la traduzione in italiano di quelle che sapevo scrivere in napoletano. E poi viceversa, quando ho incominciato a fare gli studi classici, mi è piaciuto Dante, e da allora ho incominciato già a fare qualche traduzione in napoletano di qualche canto. Finalmente, 12-13 anni fa all'incirca, ho avuto il piacere, dopo essere andato in pensione dal mio lavoro, di poter iniziare a tradurre tutti i canti, e dopo circa 12 anni di immane lavoro ho fatto questa traduzione. Se noi dovessimo definire con una sola parola la poesia, una parola sola, io la prenderei da un nostro grande del Novecento, Giorgio Caproni, il quale disse: musica, la poesia è musica. Ritengo, io ho sempre sostenuto, che i compiti di un politico è quello di educare la gente, educarla attraverso sicuramente la cultura, quindi promuovere questa manifestazione per me è stata una cosa importantissima. L'autore ha messo mano a quest'opera monumentale di Dante, trasformandola in lingua napoletana, un'opera coraggiosa ma che ha avuto successo, che riscuoterà sicuramente ancora tanto successo. Tra l'altro è un'operazione che viene dall'Interland, dalla zona interna vesuviana, un'operazione che ha un senso ancora diverso. Sì, è a dimostrazione che, voglio dire, nella cultura non è solo appannaggio delle grandi città, spesso e sovente nella provincia, insomma, c'è tanta storia, c'è tanta tradizione, c'è tanta cultura.